Buongiorno ragazzi, oggi finalmente è 4 dicembre e iniziamo con il primo vlogmas. È prestissimo, sono le 7.40 massimo e oggi sto andando da Lidl e come vedete già qui ho una busta perché vado a fare un reso di alcune cose che ho acquistato ma sinceramente non ci sono piaciute. Con l'occasione vado anche a vedere la nuova collezione di Natale di Heidi Klum dell'abbigliamento. La situazione della macchina è questa, cioè neanche vanno i tergicristalli per quanto ce n'è. Adesso sto cercando di far sbrinare in tutti i modi il vetro e poi partiamo. Si sta sbrinando per fortuna e come vedete la temperatura è 2,5 e segna anche che ci sarà la neve, ma ragazzi di solito qui da me è molto molto raro che c'è anche il cardigan lungo. Scarpe, vabbè, come vi ho detto anche nel video, se l'avete seguito non le prendo perché non le posso prendere. La minigonna direi che salto. Questa invece è tipo la canotta e questa era quella che voglio prendere io. Vediamo un attimo, soprattutto per la taglia. Questa è la maglia e è tipo una 44, io penso che la prendo e viene 9,99 euro. Il problema è che della 44 non c'è il colore che piace a me, ossia questo qui nude, quindi a questo punto penso che prenderò la 44 blu. Queste sono poi tutte le borsette, le clutch. Non lo so, mi aspettavo qualcosa in più, penso che no, non la prendo. Qui abbiamo poi il giubbotto, come vi ho fatto vedere prima, però non lo so, questo modello così non mi piace. Qua c'è la tuta intera, qui sopra un po' mischiata la camicetta con il fiocco. Adesso volevo vedere una tuta intera se c'era una taglia, insomma me la volevo un attimo studiare. Questa sarebbe la tuta intera. Questo è invece il vestito, quello che è stato proposto anche l'altra volta e ragazzi quello di Pizzo qui da me non c'è. Questi sono invece i bagnoschiuma, quindi della linea Vivo di Natura, e questi invece sono i cofanetti, quelli Vivo di Natura Bio, che hanno ingredienti un pochettino migliori rispetto al bagnoschiuma. Questo è quello da donna e questo piccolino è quello da uomo. E qui c'è invece tutta la collezione, quella di make up Million Spritz, che praticamente è molto simile a quella dell'anno scorso, ma poi ve ne parlo meglio in un video. C'è anche questo cofanetto che praticamente è l'olio corpo, olio capelli Elisir, ma ragazzi adesso vi faccio vedere che non ha un buon inci. Soprattutto l'olio capelli contiene sia ciclopentasiloxane che dimetibone, l'olio corpo invece ha un inci. Comunque io adesso, un po' piena di acquisti, vado in cassa. Ok, appena rientrata in macchina e ce l'ho fatta. Devo dirvi che riguardo la collezione di Natale di Heidi Klum mi aspettavo un pochettino di più, però insomma qualcosina comunque l'ho presa. Poi c'era il make up eccetera, quindi sono stata super contenta. Adesso devo tornare assolutamente a casa perché ho lasciato un po' di cose da pulire, quindi vado. Cercherò di farvi vedere un po' tutte le cose in un video, anche dicendovi le mie impressioni. Per pranzo sto preparando per me questa che è praticamente quinoa con un mix di verdure, è della Orogel e ragazzi da quando quest'estate l'ho scoperta io la sto adorando e semplicemente la metto in padella con un pochettino d'acqua e non metto né sale né olio perché è buonissima così. E invece per mamma, perché non piace questo, faccio una fettina e naturalmente la verdura. Sto girando due video, quello sulla linea Vivo di Natura l'ho appena finito di girare, lo edito stasera o comunque il prima possibile, lo vedrete qui online sul canale, e poi adesso girerò anche quello sulla collezione Smara di Heidi Klum. Intanto approfitto e mi bevo una bella tisana, questa è quella ai frutti rossi e mi piace tantissimo. Poi volevo farvi vedere che mi è arrivata la nuova videocamera, cioè in realtà la storia è un po' lunga, è questa qui. L'ho acquistata perché era in super offerta a 1 euro, però nella confezione non era inclusa carica batteria e quindi ieri, che era domenica, l'ho ordinato su Amazon e questa mattina mi è arrivato subitissimo
con Prime e quindi sono riuscita a caricare la batteria e quindi adesso ho una videocamera nuova e così spero di non leggere più i commenti, fai video con maggiore qualità, anche perché come immaginerete mi impegno tantissimo e mi piace tantissimo. Iniziamo anche a preparare la scena. Qui praticamente ho messo a bollire il riso venere e poi i carciofi. Qui naturalmente per insaporire ho messo tantissimo prezzemolo e l'aglio. Ragazzi, spero che questo piccolo vlogmas vi sia piaciuto. Mi raccomando, continuate a seguire il canale perché pubblicherò proprio in questi giorni il video o le prime impressioni di tutti i prodotti che vi ho fatto vedere stamattina. Vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima. Ciao!